Allora ragazzi, scusate se ogni tanto guardiamo in alto, ma la webcam la tengo in basso con il cavalletto mentre volevamo vedere come andava l'inquadratura del video in corso, quindi grazie per l'attenzione e buona visione. E ciao a tutti, Simone, e bentornati sul mio canale. Oggi siamo tornati con lei, Irene. Ciao. Intro un po' così. Allora, cosa faremo oggi? Sicuramente loro avranno letto tutto dal titolo con la copertina. Oggi faremo un video assaggi da Tiger. Quindi so che è una cosa che agli youtubiani interessa. Forza, tira fuori qualcosa. Vado Ovviamente non è quest'acqua da 2 soldi. prima salato, poi dolce. Sì, conviene. Conviene perché da poco ho mangiato la crostata di mamma, sto cercando di riprendere la bocca. Junior non si mangia quello. Allora, queste qua che le avrete viste 50.000 volte nei video. Sembrano i fiori. Cioè, poi ditemi che uno... No. Cioè, pensa a mangiarsi la carne e basta. Questa è la barbabietola. Com'è? Lo so. Fate barbabietola, come... Questa è la carota, credo. Più che la carota, questo pare bacon. Ma se questo è salato, voglio vedere la roba doccia com'è. Hai assaggiato la banana? Sì, ma no, perché Questo non mi piace, però. prima che sblocco. Raga, non ve lo faccio vedere, ma ho sputato nel bicchiere. Allora, purtroppo con questa roba c'è un difetto. Qual è il difetto? A sorpresa. No, che è una questione di gusti. Se ti piace un determinato gusto, te lo mangi. Se non ti piace un determinato gusto, non te lo mangi. Manco quello della barbabietola non è piaciuto. Ma quello ci posso pure passare sopra, ma per l'altro no. Ah, questa è, cioè, sono patate alle patate e ai ceci. Hanno un aspetto un po' più, anche Allora, questo sa più un aspetto di patatine. se sembrano i riccioli di casa. Questo mo' lo puoi chiamare salato. Consiglio un sapore abbastanza neutro, ma che c'ha un retrogusto di... A noi ci viene Ma la poi patata sumana. Sono che cazzo? Vabbè, in poche parole, i ceci. ai ceci. Provolone. Quindi io consiglio una cosa neutra che può piacere a tutti, eh. Anche perché assomigliano di gusto a quelle patatine bianche al burro che comprate. Però, come retrogusto, si sente il ceci, eh? Non mi dispiace. Allora, su quelle bianche sentite il grasso, il burro, no? Alla fine. Su queste sentite proprio... Legume. Legumi, andiamo col terzo assaggio. Salato è l'ultimo. Queste sono... Sono patatine alla panna acida e Passiamo al dolce. Ho pure rotto un po'. Ma non ci azzecca un cago con quelle della Pringles. Allora, io ho la webcam sotto e mi devo guardare sopra. LOL. Regà. L'assaggio per voi. va bene.
vedono anche un mucchio. Come? Ok. Grazie per il regalo. Desalato non c'era molto. Questa è la cosa più salata. Però è buonissima. Sto buono, molto buono. Madonna. Raga, guardate qua. Passo la roba oggi. Anche se c'ho già gli incubi. Ma raga, dopo l'assaggio con lo giapponese, ma no, c'ho gli incubi. Facciamo, spiamo queste? O queste per ultime? Queste per ultime, che dopo che cazzo la vuoi sentire? A me mi ha solo fatto vedere un po' di roba che aveva. Parti da un classico, ok? Il, come si chiama? Zucchero machine. Zucchero filare. Alla fragola. Ovviamente la copertina non ci sono entrati tutte le robe che ha comprato. Tu dici come fai a mangiarlo? Semplice, guarda. Si fa così. No, io volevo... Ah. Cazzo, se stessa la fragola. Non mangio sta roba da tantissimo tempo. È buona. Oh. Ho capito che ti piace, però. Sembra la stessa maniera la rana vetro. Che però se si scioglie in bocca. Questa è veramente fragola. No, 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 non possiamo da questo modo. Il cane non può mangiarlo. Chiaro? Ma se si sa di fragola. Cosa so, prima. Cioè, sono morbide. Vabbè. Tu non dire che aspetti. Sono supposte queste. Vabbè. Allora, tra l'altro devo far vedere una cosa. Non lo faccio vedere sulla webcam, se no mi bloccano il video. Guarda, non ci ha azzeccato il buco stamattina. Cioè, non ha azzeccato la vera più volte. Ti funziona il naso? Signore, signori, se non doveste vedere mai più questa faccia su questo canale, ok, this face in this channel, passo tutta l'eredità a Tomb Raider. Non vale niente. Non mi dà. Io non so neanche come mangiarlo, perché se lo mordi ti si incolla i denti. Questo non mi piace tanto. Sputalo, sono di me. Sto cercando di capire se c'è qualcosa di... Come se niente fosse... Sì, ma non te fa vedere, però, che sputi. Ma non vogliate? No, vaffanculo. C'è altro che ti prendo qua? Vogliamo fare una roba molto soft, ma molto classica? Allora, ecco qua, i marshmallow giganti. Da notare le istruzioni dietro che ti indicano come puoi mangiarli, ovvero... E alla fine muori. Puoi mangiarle mettendole nella cioccolata calda o nel latte caldo, comunque sia un qualcosa di caldo, o addirittura scaldandolo. No, anzi, il processo che dice qua è: lo devi mettere nella tazza con qualcosa di caldo. Poi, quando hai fatto, lo metti su un bastoncino, gli fai prendere fuoco e poi muori. Interessante. Junior. Raga, il cane è inarrestabile.
È salito. Qua voglio ridere. Orco 2. Facciamo a metà. Ma questa è. Questa è. Questa, raga, è grossa come la skin di Fortnite di Marshmallow. Guarda che roba. Cioè, raga, rendetevi conto. Ve lo metto a confronto con un pad, eh. Pad dell'Xbox Marshmallow. Cioè, è grosso quanto. Cioè, raga, rendetevi conto quanto cazzarola è grosso. Morbidume. Assaggio. Raga, RIP Marshmallow, ora al suo posto prendo io Fortnite. Io queste bianche non le mangio mai. Sono buonissime. Sai che, di che mi dà il primo morso? Di meringa. Sono buonissime. Signori, un altro prodotto da consigliarvi, i Mega Marshmallow. A un euro da Tiger. Un sacchetto così. Mi pare. Scontrino. Ha acquistato tutto lei. No, il bello che lei, mentre acquistava, mi ha fatto. Amo, ci facciamo il video? E poi mi ha mandato un video su WhatsApp di tutta la roba che c'era. Con questo per farci a bibanni bastava uno, guarda. Sono buonissime, mamma mia. È molto esploso. Però ne mangi uno e basta. Nel senso, complimenti a chi ci ha avuto l'idea di una roba tipo che puzza, perché già che mi dai un lecca lecca con i piedi e ste facce che non sono molto convinte, non mi convincono. Partiamo dal più dolce o dal più aspro? Più aspro è questo. Alla mia. Ti vuoi rovinare il palato subito dopo? Secondo me questo è il più buono. Per me. Scartando il primo. Poi? Una fragola, perché l'abbiamo già provata. Ragazzi, tutte le mani che mi si appiccicano. Mazza che odore di fragola. C'è tutte le mani con la cosa dello zucchero. Mi si attaccano. Io sono venuto munito di ripulitore di tutto. E anche l'aspirapolvere. Vero Junior? Che non ci deve arrivare l'aspirapolvere. Guarda, mi dà un fastidio. Cocaina. Vabbè. Sì, cocaina rosa. Junior! Raga, il piede più brutto del mondo. Junior! Lascia stare la mia acqua. Puccetta, puccetta. Ah! Raga, puccia, puccia. E io dovrei fare cena pure dopo sta cosa. Ci sei? 3, 2, 1. Non è così male, eh? Io sono abituato a peggio. Da bambino compravo i lecca lecca, che erano ricoperti di tipo zucchero squagliato. Zucchero squagliato aspro. Sarebbe tipo il succo di limone sopra, ma una roba assurda. Ma se provo la polverina sola? Raga, guardate qua, eh. È pura coca. Si fa sempre più aspro. O sbaglio?
Cioè, non è male. Però... Sì, ma ci devi perdere il palato solo per un gusto. Porca l'Africa. Basta. Questo è forte. Però, per i veri veterani, questo è quello. A chi piace l'aspro. Questo è quello che dovrete fare. Oh, che figata. Questo è quello che dovete fare per diventare veri veterani, comprarvi sta roba. Se ci pagassero pure per sta roba. Tanta roba. Tanta roba in una sola frase. Ah, raga, 3, 2, 1. I piedi porco 2. Il piede è più scuro, ma la polverina, raga, sembra tipo la polvere d'angelo, che cazzarola ne so. Oh Jesus, così sarebbe il piede normale. Oh mio Dio, forse ho trovato il gusto. Che ti piace di più? Ma se ne vado a fanculo la fragola. Devi ancora provare la verde. Per farvi capire, il video è iniziato da 18 minuti e sono circa 17 minuti che noi stiamo provando cose. Io pensavo che mi mandavi tutto. Basta, 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 se no me lo finisco qua. E non assaggio altro. Manca l'ultimo pezzo, ovvero la mela verde. Cosa? L'ultimo della serie. Me lo finisco quella roba. Diciamo che ho più paura per questo che per altro. Però, ragazzi, una cosa. Se vi piacciono questi video, fatecelo sapere con un commento. Dei. Ragazzi, se ci abbiamo la lingua blu, allora, giustamente, ro rosa non ce la poteva fare perché ce l'avevamo già, ok? Blu con quella del piedino Yeti, quello divertente, che poi sembra il piede di... A puzza guarda il colpo questa cosa. Oh mio Dio. Verde. E dentro sembra erba macinata. Nel senso, avete visto mai l'erba quando si secca? Il prato, intendo, eh? Che si secca. Che poi quando lo prendi si rompe tutto. Amore, credo che questo non è tanto aspro. Oh mio Dio, non ti dico che è più buono della... Madonna mia. Raga, altro che 20 minuti di video, io passerei le giornate così, assaggiare robe. Quindi se c'è qualcuno di voi che sta guardando questo video e ha bisogno di qualcuno che assaggi le cose, noi siamo qui, chiaro? Noi siamo qui. Quindi potete contattarci alla nostra email commerciale che trovate sotto al nostro canale. Ora sono indeciso. Sai più male questo o l'altro? Prima di fare la chiusura bisogna prendere una decisione importante. Raga, è più buono questo. O quello blu. Veramente, qual è la cosa più buona che abbiamo assaggiato finora? C'è l'imbarazzo della scelta. Forse il marshmallow. Allora, io consiglio il marshmallow, mela e cos'è questa cosa? Tampone. Lampone, che è quello blu dentro, mela verde, che è buonissimo questo così. Questo potete anche buttarlo nel cesso direttamente perché non lo toccherò mai più. Lo zucchero A velo. a velo, Eh, sì, a velo. fiato!
Consiglio questi due: zucchero filato, i marshmallow giganteschi, le patatine quelle con i ceci e le patatine quelle con che sono copiate dalla Pringles, quelle Pannaci, dai, pannacci e cipolla cipolla. Per e cipolla, Junior è cipolla. cipolla Junior. Vabbè, noi vi ringraziamo, vi salutiamo. Vieni qua. E Junior chiude. Junior guarda. E al prossimo video, raga. Ciao! Ciao. Allora ragazzi, scusate se ogni tanto guardiamo in alto, ma la webcam la tengo in basso con il cavalletto mentre volevamo vedere come andava l'inquadratura del video in corso, quindi grazie per l'attenzione e buona visione.